troviamo alla Galleria Zeus in merito TV a Proda a Catanzaro Lido per un importante appuntamento, un appuntamento che ha a che fare con quelle che sono le giornate delle AMAGI, le giornate per la promozione e la divulgazione dell'arte contemporanea. La magica visione del mare è un pretesto, un gioco che probabilmente rappresenta l'aspetto più ludico per ricordare un artista che ha cavalcato un po' la fine degli anni 50 e tutti gli anni 70, rievocando tanti elementi che stasera scopriremo. Ma questa magica visione del mare è un omaggio a Pino Pascali, la gallerista e artista Marisa Scicchitano. All'interno di questa ritrovata galleria qui a Catanzaro Lido, il mare appartiene al nostro piano di calpestio? Senz'altro. Intanto l'opera di questa sera, che è Il mare di Pino Pascali, diciamo, potrebbe essere un pretesto per intanto per fare conoscere questo artista, che è un artista di nicchia, diciamo, ancora non è noto a tutti, anche se ha lasciato delle grandi opere, ha vinto dei premi alla Biennale di Venezia, però quello che voglio fare io è quello di fare partecipare gli artisti locali, quindi è stato questo il pretesto per poter costruire il mare di Pino Pascali con le opere di tutti gli artisti, una parte di artisti, siamo quasi 40, di Catanzaro e di Reggio Calabria. Diciamo un senso democratico dell'arte, perché tutti hanno avuto la stessa dimensione come spazio dove andare ad operare, tutti lo stesso spazio, tutti in una installazione che in effetti parte dall'ingresso della galleria e lo si ritrova in questo arco scenico che in effetti rende la teatralità dell'opera. E il mare per la gallerista artista Marisa Scicchitano che cosa è? Per me è la vita, perché a parte l'azzurro, ma anche la vita stessa che contiene il mare stesso. Volevo dire che ho voluto di proposito chiedere queste opere della stessa dimensione, sono 30-30, come se fossero delle tessere di mosaico, proprio per costruire questo grande mare. E poi c'è anche la coda della balena, che è l'opera di Pino Pascali, questo è il grande omaggio a Pino Pascali messo sotto questo teatro che rappresenta il carosello di Pino Pascali, che è una delle sue, lui partecipava attivamente ai disegni e alle rappresentazioni. Alle rappresentazioni degli spot pubblicitari. Naturalmente un appuntamento che è organizzato insieme all'inarrestabile collezionista, che naturalmente dà la possibilità alla Galleria Zeus di esporre, sempre di fare degli accostamenti importanti. Parliamo di Nicola Palazzo. Abbiamo delle opere, prima dicevamo, che appartengono alla Galleria Lattico, che appartengono alla storia di Pino Pascali, cioè che sono stati esposti, che sono stati... Sì, intanto vorrei dire che di questa serata sono molto orgoglioso di poter dare un contributo molto importante alla Galleria Zeus di Catanzaro, ma non solo, a tutti quanti gli appassionati d'arte, soprattutto di arte contemporanea, perché di questo si parla, a uno dei più importanti artisti delle avanguardie del secondo dopoguerra, e quindi Pino Pascali. Io ho conosciuto in modo particolare il maestro Sergentini della Galleria Lattico, da cui provengono alcune opere, diciamo, importanti, manifesti e documenti storici dell'artista, che ahimè purtroppo ci ha lasciato a soli 33 anni per un incidente motociclistico, e in 4 anni devo dire che ha sbaragliato letteralmente tutte le avanguardie, tant'è vero che è l'unico artista italiano internazionale a prendere parte ad una sala
intera, personale, alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna in Roma, voluta fortemente da Palma Bucarelli. So che è un artista difficile. Noi all'interno della galleria, dello spazio espositivo della Galleria Zeusi, stasera troviamo delle cose abbastanza interessanti, sia come documentazione e sia come archivio storico della Galleria Lattico di Roma, di cui io sono molto amico di Fabio Sergentini, il mio maestro, e con cui ho avuto, insomma, una profonda amicizia. Mi ha raccontato veramente l'estro di questo grande, grande artista. Diciamo che lui, Pascali, per me rimane uno dei numeri uno. Perché? Perché rappresenta l'Italia a livello internazionale, ci rappresenta non solo a livello storico, e quindi un artista molto storicizzato ad aver vinto la Biennale di Venezia del 68, premio postumo, ma non solo, uno dei pochi che quasi in tutti i musei è riconosciuto, quindi al MoMA, di New York, al Museo di Tokyo e in tutti i musei del mondo. Quindi stasera sono veramente orgoglioso con una certa nostalgia di dire che c'è un documento molto importante, che è il progetto della balena, che è stato esposto nel 2011 alla Biennale di Venezia insieme alla Fondazione Prada. Quindi questa è una cosa importante. Perché? Perché questo progetto di balena, di cui era stato fatto da Pino Pascali una ricostruzione di una scultura, purtroppo non poté essere seguita da lui, perché poi, diciamo, venne a mancare, e quindi rimase solo il progetto, di cui poi nel 1993, diciamo, nella sua terra natale, che era Polignano, per questo il mare è il centro di Pascali, Polignano a Mare, che poi è un paese, sapete, di grandi geni, di grandi come Domenico Modugno, noi possiamo dire che Pascali con questo documento lascia veramente qualcosa di una traccia indelebile di tutte le avanguardie che poi si sono andate avanti fino ai tempi oggi, tempi nostri. Thank you.
attraverso le opere e i documenti che sono presenti in sala. Vedremo come Pascali riesca a coniugare le radici della cultura mediterranea con le dimensioni ludiche, la dimensione ludica dell'arte. È un'occasione irripetibile che insieme condividiamo. Dico irripetibile perché? Intanto perché si tratta di un artista poco noto, e quindi noi in questa galleria facciamo questi eventi interessanti, di questi grandi artisti li facciamo solo una volta e basta, perché è inutile ripetere sempre le stesse cose. E poi parliamo anche di quest'opera. Questa è un'opera, che si intitola Il mare, un'opera che c'è stasera ma domani non c'è più, quindi è un'installazione che poi praticamente svanisce, quindi ci saranno soltanto i documenti che parleranno di questa, di quest'opera. Un'opera, si parla quindi di giusto Giuseppe? Quindi è unica, unica, non rara, ma unica, perché non ce ne saranno più di queste opere. Quest'opera è stata realizzata con gli artisti di Catanzaro e di Reggio Calabria, con le dimensioni 30-30, proprio per creare questa grande distesa marina del mare. Quindi, quindi un'occasione irripetibile che insieme condivideremo, con l'augurio che di continuare a percorrere questo importante cammino di crescita, perché saremo noi i protagonisti attivi di un cambiamento culturale, tenendo sempre alto il vessillo dell'arte e della bellezza. Ringrazio il professore Botto, Nicolo Pazzo, e il ristorante giapponese Wasabi, che ci ha dato una mano nella realizzazione di questa opera. E ovviamente ringrazio tutti gli artisti che hanno partecipato, che sono Michelin Belisario, Ornella Ciputo, Graziella Colistra, Mirella Bruni, Ileana Mauro, Marisa Cipitano, Speranza Gigliotti, Domenico Bullano, Gabriella Sestito, Vilma Pipicelli, Carmen Lizzi, Dimma Gallelli, Maria De Stefano, Gesa Aroma, Rosa Barberio, Greta Verano, Maurizio Cucciniti, Anna Manna, Marco Carellario, Gabriele Marsico, Rosanna Macchietto. Gabriele Marsico è la più piccola degli artisti, ha 5 anni. E Rosanna Magrillò, Lia Antonini, Maria Caterina Basile, Maria Iofalo, Mara Cicuto, Milena Caccamo, Maria Grazia Geniale, Pina Calabrò, Santina Milardi, Pierfilippo Bucca, Sebastiano Plutino, Grazia Papalia, Adele Leanza, Daniela Campicelli, Nunzia Gimondo, Francesco Lavoteta, Emanuela Lugarà e Cristina. Per concludere il mio intervento, così poi possiamo ora e poi finisco, vorrei recitare leggere, perché non sono in grado di detto con gli occhiali, altrimenti non vedo. Mare, il mare, abbiamo il sottofondo del mare, non so se mi sta accorciando anche i gabbiani, una cosa. Amo l'andiriviene delle onde, quando leggero traspare sulla riva il bianco merletto, quando minacciosi si alzano più del muro e quando inondano l'asfalto. Mi piace l'acqua calma, mi piace quando piatto, silenzioso e trasparente, mi culli col tuo dolce sciacquio. Mi piace la tempesta, quando ruggisci minaccioso e cerchi di riconquistare il tuo. Stretto fra porto rifugio e crotalo, hanno ridotto il tuo respiro. Ti agiti, conquisti un po' della tua sabbia, vinci una battaglia, ma la guerra contro l'uomo avido e incapace finora è persa. E qua io concludo il mio. Un appassionato d'arte, di arte contemporanea, non dovrebbe mancare mai, perché sono quegli eventi che
per il nostro territorio sono un pochettino difficili, perché si è abituati sempre ad andare a visitare delle mostre con dei quadri, e va benissimo tutto, ci mancherebbe, per carità. Io sono testimone di questi artisti, perché sono diversi anni che curo, diciamo, le mostre, e conosco perfettamente questi artisti, che sono artisti dell'arte povera, arte concettuale. E intanto volevo prima fare i ringraziamenti e poi vi spiego come è divisa, come è suddivisa lo spazio espositivo, per poi dare la parola al professore Rigotti, che ricordate, spiegherà meglio di me. Allora, intanto questo è un evento. L'evento significa che c'è solo questa sera, che ti dà la possibilità di visionare alcuni documenti storici di questo grande artista. Pino Pascali è un artista di nicchia, è vero, però un artista riconosciuto a livello internazionale, che ci rappresenta comunque come paese Italia all'estero e in tutti i più importanti musei del mondo, tra cui il MoMA di New York, i più grossi collezionisti italiani, ne cito uno, Vittorio Gassman, è l'unico italiano presente alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma con una sala personale voluta fortemente, quello che diceva Rigotti, da Palma Bucarelli, ormai storico, cioè che non ci sta più purtroppo, e ce ne vorrebbero tanti quelle persone lì, come Giulio Carlo Algan. Questo è un artista che ha iniziato una vera e propria avanguardia, e dove tutte queste generazioni di artisti stanno lavorando. E per me si può considerare Pino Pascali, come scultore, vincitore della Biennale di Venezia del 1968, premio postumo, perché muore purtroppo per un incidente motociclistico all'età di 33 anni, quindi voi considerate che lui ha lavorato come artista 4 anni. In 4 anni questo ha sbaragliato tutto, era veramente un genio. Io ho avuto la possibilità di parlare con Pistoletto, Michelangelo Pistoletto, e lui mi ha detto: guarda, lui era una furia della natura. Un pomeriggio è andato da Sergentini a Roma, che io conosco, di cui ho collaborato, e stasera ci sono dei documenti, tra cui il progetto originale che è stato esposto alla Biennale di Venezia nel 2011 insieme alla Fondazione Prada. Vi posso dire che lui in un pomeriggio ha fatto un pavimento di tutta una casa. Non so come ha fatto, dice, lui si è messo, era veramente un genio, un artista, un vero artista. E volevo intanto ringraziare gli artisti che hanno preso parte all'evento, sia quelli di Catanzaro e quelli di Reggio Calabria, per lo sforzo che hanno profuso a fare l'omaggio al grande artista Pascali. So che è difficile, non è facile, me ne rendo pure conto. Ringrazio Marisa Scicchitano, che sa quanto ne abbiamo fatte per montare su questo evento, che non è facile, considerando che non c'è veramente quasi nessuno, se si può dire, però ne siamo fieri, perché non vogliamo aiuti di nessuno, noi facciamo le cose da soli, tranquillamente, siamo più forti, non abbiamo bisogno né dei contributi né dei soldi, né... facciamo noi. Io mi metto a disposizione della galleria se posso, con le mie forze, ognuno diciamo riunisce le sue forze, gli artisti più il critico, la gallerista, e io facciamo quello che è possibile. La mostra è così suddivisa: c'è l'installazione degli artisti di Catanzaro e di Reggio Calabria, che potete, diciamo, vedere, che è rappresentata da un teatro che rispecchia il carosello, il mitico carosello degli anni 60, di cui Pascali era il disegnatore dei pupazzetti della pubblicità, quindi fece Cirio, fece Algida, diversi pupazzetti, che poi andarono in televisione con la Lodolo Film, Sandro Lodolo Film. E poi c'è questa installazione con le opere degli artisti. Poi, per chiudere il discorso, ci sono alcuni documenti che dicevamo, a parte i cataloghi che potete visionare sull'artista e documentarvi, insomma. C'è dietro le spalle del critico Rigotti, c'è un documento molto storico, perché è stato esposto con Pascali in vita, cioè Pascali era vivo, perché è del 1968, alla Galleria Lattico di Roma. Quindi sta a significare che quello rappresenta veramente il periodo di Pascali, cioè i mitici anni 60.
Poi, come abbiamo detto, potete andare a vedere il progettino della balena che è stato esposto poi in Eliocopa alla, come dicevamo, alla Biennale di Venezia, col documento storico della Galleria Lattico di Sargentini. C'è anche la scultura. E poi per finire la scultura della coda della balena che rappresenta balena. Proprio la tipica scultura di Pascal, certo. Della balena. Io ho notato delle cose, perché quando sono arrivati i quadri, noi li abbiamo visionati con Marisa, e io sono molto difficile, molto, molto difficile, devo essere chiaro, per chi mi conosce, molto difficile. Però ho appurato che effettivamente gli artisti, molti alle prime armi, non sono andati male. Devo essere sincero, quindi io farei veramente un applauso agli artisti. Secondo me che è d'obbligo. Sono stati veramente bravi. Tutti, quindi farei un applauso agli artisti. A tutti gli artisti. Anche perché poi, voglio dire, l'installazione parla da sola, cioè c'è poco da dire. Quindi io continuo a fare, insomma, ringraziamenti a tutti, ringrazio i presenti. Se avete delle spiegazioni o chiedere delle cose su Pascali, io vi posso dare qualche elucidazione sui documenti e sulla storia, perché poi io lo studio da oltre 20 anni, quindi non è un giorno, da 22, ma sono 22 anni però, che studio Pascali, non è un giorno, quindi se avete qualcosa da chiedermi sono qui a vostra disposizione. Grazie di tutto, spero che la serata vi piaccia. Allora, intanto buonasera, ben ritrovati. Io ho sempre piacere a venire ormai qui con Marisa Scicchitano, è insomma una famiglia un po' aperta, un po' allargata, e cerchiamo di riunire la Calabria. Questo è uno dei tanti appuntamenti che abbiamo previsto con Marisa. Nel mese di novembre ci sarà un altro evento che faremo al seminario in occasione del lavoro che ha preparato con i giovani seminaristi, e quindi che avrà a che fare poi con un altro ambitus che è il rapporto con il sacro, così come lo diciamo qui perché ancora non si sa, perché lo svelerò domenica prossima, il nono anno dell'incontro regionale degli artisti che ormai facciamo appunto per 9 anni, dove Marisa è autorevole referente per quella di Catanzaro, io di Reggio Calabria, Anna Lauria del Cosentino. Abbiamo avuto l'adesione di Mario Caligiuri, quindi la faremo a Soveria Mannelli, esattamente all'Officina della Creatività e della Cultura ci sarà una mostra, poi vi diremo le tematiche naturalmente in itinere, e poi alla Chiesa di San Giovanni Battista ci sarà poi l'evento che riassumerà un po' la giornata intera. E questo sarà la prima domenica di maggio. Quella che noi respiriamo stasera è un momento di grande creatività condivisa, e non a caso per me potrebbe dirsi che questa è la settimana della creatività, perché in occasione domenica prossima della consegna del premio Muse a Reggio Calabria verrà Mariella Milani, la giornalista direttore del TG2, giornalista di moda e costume, verrà proprio, sarà Reggio Calabria unica tappa per la Calabria, per presentare un progetto che è aperto a voi artisti, che si chiama Crafters. Marisa non lo sa ancora perché non abbiamo avuto il modo di parlare. È un progetto che si chiama Crafters 2.0. Mariella Milani ha abbandonato per qualche annetto la RAI per dedicarsi a questo progetto per la salvaguardia del Made in Italy. Un progetto che verrà presentato lunedì 30 nell'Aula Magna del Liceo Scientifico Volta di Reggio Calabria, dove gli invitati sono gli artisti, i creativi, coloro che hanno a che fare con la moda, con la creatività, coloro che realizzano opere di tipo pittorico in scultorio. Sarebbe un progetto per salvaguardare il tipico italiano, cioè tutto ciò che viene realizzato da voi, e verrà proprio espresso come se fosse un progetto di tutela e di salvaguardia da voi realizzato. Quindi questo rientra in quella promozione che noi stiamo cercando di fare di voi artisti, perché è un progetto talmente gratuito, così come è collaborativa la nostra partecipazione ormai da anni.
Il motivo per cui noi ci troviamo stasera qui riuniti è quello per ricordare, attraverso il vostro gesto contemporaneo, un artista che ha caratterizzato gli anni 50, 60 e 70. Ricordate Studio 1? Studio 1 fu, chi la ricorda, una trasmissione del sabato sera che naturalmente aveva animato il primo canale, quando si diceva la prima rete, non esisteva Rai 2 e Rai 1, che è un taglio di tipo contemporaneo. Questo signore, come accennava prima Nicola Palazzo, partendo dalla Puglia, andava molto male a scuola, trasferendosi nell'ambiente napoletano, ambiente prima del liceo artistico e poi dell'Accademia di Belle Arti, con un grande professore come Toti Scialoia, che veniva chiamato artista del non senso, perché cercava di fare degli assemblaggi e degli accoppiamenti artistici tra pittura e tra poesia, perché era anche un grande poeta, inizia ed apprende questa sua identità mediterranea, perché Pascali ha un'identità mediterranea che apprende nelle sue radici baresi, ed esattamente radici che lo accomunano alla sua terra di appartenenza, che è la zona di Polignano a Mare, probabilmente divenuta più famosa per una puntata di Beautiful che, perché è così, che per Pascali. Proprio nella piazza principale, appunto, di Polignano a Mare, per chi la conosce, proprio vicino alla cattedrale, vi è la fondazione Pascali. E questi elementi un po' plastici, un po' tridimensionali, come questa mezza pinna di balena che voi vedete nell'installazione che Marisa ha fatto, la si identifica e decodifica all'interno di una struttura tardo barocca, come dire, il vecchio e il nuovo, perché anche Pino Pascali un po' l'artista del non senso, è l'artista che cercava di realizzare delle immanenti restituzioni, ma che tutto sommato avevano la precarietà dell'attimo. Nell'immanenza e nella solidità visiva poi vi era la precarietà della composizione. È un artista che praticamente, con Sandro Lodolo, di cui diceva prima Nicola, inizia a lievitare da un punto di vista televisivo, perché il famoso Carosello, che diventava poi l'equivalente di quel momento per gli acquisti, no? Che oggi, di cui si parla, diventava uno spazio ben studiato, in cui figure, in cui elementi come dei pupazzi, o in cui quel minimalismo della scenografia che Studio 1, dei tempi delle Kessler, di Walter Chiari, eccetera, rappresentavano, no? Che cosa era? Era proprio la sintesi minimale di tutto ciò che era accessorio, di tutto ciò che la scenografia, che era convenzione illusoria, annullava. Poi voi pensate, in quel periodo storico, il bianco e nero, che era naturalmente una prerogativa della televisione, annullava tutto ciò che era decorativo per amplificare ciò che era essenziale ed innovativo. Da Pino Pascali noi abbiamo ereditato che cosa? Non solo il senso della mediterraneità, per cui il mondo animale, il mondo vegetale e il mondo marino rappresentava le radici, no? Tutto ciò che era al di sotto, praticamente la mediterraneità, il senso di appartenenza. E l'operazione condivisa che voi avete realizzato questa sera va a rafforzare ancora di più questo senso dell'appartenenza, esaltandone il mare. Io prima, andando al di là di quella che è la convenzione illusoria di questo proscenio, perché in effetti questo è un proscenio con tanto di manto di Arlecchino, se volessimo utilizzare dei termini che sono vicini a che cosa? Al mondo del teatro, in cui in effetti Marisa ha utilizzato un canone inverso. Non so se consapevolmente o inconsapevolmente, questo sarà lei poi a dirlo a fine della serata. Solitamente il proscenio è praticamente qualcosa che anticipa, è la cornice del quadro scenico, cioè di quello che noi andiamo a vedere su un palcoscenico, mentre questo proscenio si trova nella parete di fondo. Noi in effetti siamo su un palcoscenico, perché questo palcoscenico, dove le vostre opere sono magna parte di che cosa? Di un piano di calpestio, che in questo caso per ovvi motivi è circoscritto, perché naturalmente l'opera deve essere protetta, e in cui un modulo, ovvero un'unità di misura, che è democratica, univoca, identica a ognuno di voi, quindi vi è questo principio di uguaglianza, di Democritas, in un certo senso, che ha riunito
la vostra operatività, per cui questo mare è increspato, questo mare a volte è molto più disteso, questo mare a volte, questo mare sembra un groviglio di linee, un groviglio di contenuti, a volte è più chiaro, a volte è più scuro, a volte è mediterraneo, ma a volte potrebbe essere oceanico, cioè nell'identificazione del mare increspato o no c'è l'identità dell'acqua. Il colore naturalmente è quello che identifica probabilmente quella che è il vostro aspetto introiettivo, che ha avuto un momento poi di esternazione. Ecco perché l'intelligibilità di ogni formella quasi pavimentale, perché è un piano pavimentale quello che ha realizzato Marisa nel momento dell'attimo della sua creazione. È vero, Pascali è probabilmente l'artista pugliese più famoso al mondo. La biennale, la 34esima biennale di Venezia, dopo la sua morte, che avvenne prematuramente appunto perché un giorno si trovava in motocicletta, venne investito all'età di 33 anni, qualcuno dice pure 35 anni, non è chiara l'età esatta della sua morte, naturalmente rafforza proprio la morte, naturalmente come ahimè succede anche oggi, la morte rafforza il suo rapporto identitario nell'arte, ma anche la sua presenza nel panorama artistico, perché riunisce che cosa? All'inizio, quando appunto si trovava con Todi Shaloya, lui si ispirava moltissimo a quella che era la sua accezione dadaista. Dada che cos'è? Una parola, è un gioco, è un non senso, è una provocazione, è un assemblaggio di oggetti inutili, eccetera. Successivamente, nel momento in cui lui inizia a realizzare delle performance di installazioni, dove magari la semplice spazzola con cui voi pulite, non so se ancora oggi, ma si trova in commercio, pulite il termosifone, il classico spazzolone per pulire il sifone o la bottiglia, il classico spazzolone da bottiglia, diventava un elemento di decodificazione, che tra l'altro lo portò anche a delle critiche, ma d'altra parte lui rappresentava l'arte povera in quel periodo storico, andava a identificare oggetti dematerializzati che non avevano più vita e che avevano una povertà e una precarietà per composizione e per forma, per cui lui la rivitalizzava anche nella grande performance con questo ragno. Se voi andate a guardare il sito della fondazione, vi è un grande ambiente con un ragno enorme, quasi filiforme per quanto riguarda questa sua immanenza, e lui che è molto piccolo, che si piega di fronte all'immanenza e all'imponenza di questa grande composizione. Anche il progetto praticamente che voi vedete e che Nicola Palazzo ha portato della realizzazione della balena ci fa vedere appunto da un punto di vista disegnativo quello che è un prospetto, quella che è una sezione, quella che è praticamente quasi la segmentazione, quasi come se fosse un disegno tecnico, no? Di quello che dovrebbe essere poi il progetto della balena stessa. Dunque una identità che naturalmente era uno, era nessuno, era 100.000, ma che si rafforza con questi elementi e con questi stilemi. La bellezza probabilmente delle opere di Pascali, nella freddezza delle sue rappresentazioni, delle sue performance, delle sue realizzazioni, e probabilmente il lato poetico, quella poesia delle piccole cose, che in quel periodo storico diventava che cosa? Diventava contaminazio, diventava anche una condanna, no, di quel consumismo e di quella società fluida che noi attualmente viviamo, perché naturalmente raccogliamo i segni di questo passaggio del tempo. E probabilmente nella identificazione di questo mare, in questa formella piccola, qualcuno ha abbandonato il mare stesso, cioè il magma, e ha dovuto mettere degli elementi stabili, come per dire no, ci si perde in questo mare, ma abbiamo bisogno, come si suol dire, dei punti cardinali, dei punti di riferimento. D'altra parte c'è chi dice che il mare divide, ma il mare unisce.
il mare divide due territori, Reggio e Messina sono divisi dallo stretto, però è anche vero che il mare unisce. Senza il mare noi non potremmo andare con un'imbarcazione da una zona all'altra. Le due sponde hanno, diciamo, questa continuità operativa da che cosa? Dal mare stesso, quindi un mare che divide, un mare che unisce e un mare che si ritrova poi in alcune esemplificazioni di formelle che sono esposte all'interno della galleria con dei riferimenti quasi sempre rocciosi, quasi sempre sedimentati da una memoria in cui ritrovare questa sabbia, no? Perché naturalmente l'acqua e la terra sono due dei quattro elementi mediante il quale naturalmente insieme all'aria e al fuoco si formano tutte le cose, una concezione che da Empedocle ai giorni nostri ancora ritorna. E poi a parte questo senso onomatopeico di questo mare, no? Che quasi questa risacca che va che viene, e poi questo gioco quasi da carosello che Marisa ha voluto proiettare, in cui l'accostamento quasi da pop art, no, che faceva Pascali tra una lattina che identifica poi un prodotto, no, e una fotografia che ci indica quasi con la stessa parola. Quindi un gioco che è un gioco linguistico, visivo e operativo a cui noi tutti stasera partecipiamo, e partecipiamo perché naturalmente, come diceva Marisa, in questo andare e venire delle onde, ritrovare e osservare un piano di calpestio che è inaccessibile non con il pensiero, perché li avete realizzati voi, ma proprio inaccessibile da un punto di vista di vista fisico, perché naturalmente se la galleria è un luogo deputato dove osservare un qualcosa, sicuramente Marisa ha realizzato in maniera autentica e vera questo itinerario, perché ogni formella vostra è una formella identitaria, unica e irripetibile. Naturalmente questo palcoscenico, una volta che verrà smontato, non avrà lo stesso valore che ha nell'alternanza di alti e bassi, di mare crespo e mare piatto, perché naturalmente la finalità era creare una contaminazione di genere marino, potremmo dire, in cui il mondo del mare appartiene a noi stessi. D'altra parte, che cosa siete stati voi? Siete stati l'equivalente dell'Ulisse, l'Ulisse della curiosità, no? Joyce parla dell'Ulisse della differenza, della diversità e della ricerca dell'uomo, è quello che dice lo stesso viaggio che fa Italo Calvino, che fa Carlo Sgorlon, che è uno dei poeti contemporanei più interessanti quando parla del regno dell'uomo, no? E quindi questo è proprio un voler fare emergere questo mare che poi trattiene tutto dentro di sé. Quindi noi vi aspettiamo magari ai prossimi eventi, magari sarebbe bello potervi avere tutti, anche se capisco che la geografia, ahimè, divide, magari ecco questo progetto a Reggio Crafters 2.0, andate a guardare il sito, che è una cosa molto interessante e che vi avvincerà come questa mostra. Grazie a Nicola per aver portato questi documenti unici, e a Marisa che come sempre ci stupisce con delle cose che secondo me lasciano il segno nella nostra Calabria, perché è inventiva, versatile e poi è collaborativa. E in questo tempo essere collaborativi, vi posso dire da Reggino, che è una cosa difficile. Quindi applauso va a quella creatività vera e autentica e a voi, perché siete stati collaborativi. E noi siamo da questa parte non perché siamo diversi rispetto a voi, siamo tutti nello stesso piano, però ci dobbiamo sentire e ci dobbiamo guardare, soprattutto poi quando viene un estraneo, è chiaro che uno deve affrontarvi, ma questo non vuole essere una distanza, questo mare che è sopraelevato rispetto a noi. Avete notato che questo mare è l'arte che vince stasera rispetto alla comunanza che ci unisce. Quindi grazie a voi e buona visione.